Leggo un intervento che avevo scritto qualche tempo fa, qualche mese fa, ma che è passato sotto silenzio, cioè è stato un po' snobbato, anche se è stato letto. Ma il discorso è importante, non possiamo, secondo me, non possiamo liquidarlo in poco tempo. Il titolo l'ho copiato da un intervento di Gregorio Rubino, collega di storia di Napoli, e mi è piaciuto, per questo l'ho copiato. La definitiva corruzione di Pinocchio. Non ho nessun piano di rifondazione della nostra università, o almeno quello che riesco a formulare è tanto semplice da essere totalmente impraticabile. Mandare a casa tutti gli inefficienti, i furbi, i tracotanti, gli ignoranti. Saremmo certamente meglio, infatti, se potessimo farla finita con la furbizia di pochi e mettere mano alle varie situazioni insopportabili che non possiamo più far finta di non vedere. E dunque non ci sarebbe altro da fare che chiudere il discorso, come scrive Gregorio Rubino. Pinocchio è stato definitivamente corrotto dal gatto e dalla volpe e non c'è più nulla da fare. Così lui ha archiviato da tempo il discorso sull'università, ritenendo la situazione tanto degenerata da essere completamente insanabile. Diagnosi che certamente mi sento di condividere, la condivido perché la sento sulla mia pelle, la sentiamo molti sulla nostra pelle. Ma come dire, non riesco a rendermi conto veramente del livello a cui siamo giunti, non ci voglio credere. I nostri occhi però continuano a vedere cose inenarrabili. Non riesco a impedire che sentimenti di sdegno montino in maniera prepotente dentro di me. Ci siamo abituati alla puzza e questo è il male peggiore, almeno per un uomo di cultura. Da napoletano mi viene da citare una frase che suona pressappoco così: "Sam arramanut senza scorno". Senza scorno, senza vergogna, per ricordare quella bella sigla che Arbore autoironicamente aveva messo alla sua scalcagnatissima e simpaticissima orchestra, dove i cori si facevano rigorosamente all'unisono, strafottendosene della raffinatezza polifonica, e ogni ritmo era ricondotto sempre allo stesso calipso più o meno sincopato. Ma arrivo al dunque. Mi sono accorto con piacere che dentro di me non sono ancora totalmente anestetizzato, narcotizzato dalla crisi economica finanziaria, dalla vita sociale, dalla politica spazzatura, dallo schifo televisivo fatto di tette di plastica, labbra al polistirolo e botuline e sorrisi a 64 denti che attraversano la faccia dalla nuca all'orecchio passando per il naso, 360 gradi. È accaduto quando ho visto in TV una brevissima indagine sul policlinico di Bari, risale appunto a qualche mese fa, che ormai è diventato una specie di barzelletta, tanto che se ne parla come di situazione paradossale che ha ampiamente attraversato quel limite che separa i comportamenti socialmente ammissibili dalla totale spudorata indecenza. Mi sono chiesto, assistendo ancora una volta al truce nepotismo imperante in quelle strutture universitarie, come faccia un professore a non nascondere la faccia dalla vergogna quando il solito giornalista di turno gli sbatte in faccia la circostanza di essere stato presidente di commissione in un concorso per ricercatore che ha avuto solo due candidati, il figlio del presidente e un suo amico. Quest'ultimo si è ritirato perché ha trovato più conveniente un altro incarico. Quando nello stesso dipartimento, inoltre, c'è il direttore ordinario padre, il figlio associato e la moglie del figlio assegnista, in una perfetta doppia rispondenza tra gerarchie familiari e posizione accademica. C'è una corrispondenza biunivoca, direbbe un matematico. Padre, figlio, nuora, ordinario, associato e assegnista. In questo organigramma il figlio associato, naturalmente, deve la sua posizione accademica al concorso di cui è stato membro interno e presidente il collega di stanza del padre, direttore del dipartimento. Per gli assegni di ricerca si procede con commissioni interne, quindi no comment, si fa quello che si vuole. Situazione questa che crea un po' di imbarazzo. Ma più che imbarazzo, perdonate la parolaccia, appunto, come dicevo prima, mi sento di dire che siamo proprio nella merda. Siamo tutti nella merda, non solo l'università, tutti. Università, politica, popolazione, uomini di cultura, popolino basso, impiegati, insegnanti elementari, insegnanti dell'asilo, bambini, mamme, genitori. Perché l'immagine che diamo al mondo civile esterno all'Italia del nostro sistema universitario che dovrebbe rappresentare l'eccellenza è questa. È questa la vergogna maggiore, è questa l'inettitudine e l'inefficienza maggiore.
Da oggi in poi diranno, con buona pace della Lega Nord, italiani, pizza, mandolino, putipù, è un guacchio concorsuale come vuoi tu, nel senso che la Lega Nord sarà accomunata a Napoli, nello schifo universitario, a Bari, nello schifo universitario, non potranno fare tante distinzioni. Io la vergogna la sento sulla pelle, non riesco ancora a credere che quei professori, direttori di dipartimento, presidi, abbiano proseguito tranquillamente a farsi intervistare e articolare una sorta di discorso giustificatorio. Per essi è ovvio che il comportamento deve essere quello e non un altro. Mi è sembrata situazione di totale arroganza e strapotere, poco diverso dallo ius prime noctis di uso alto medievale o dalla prepotenza dei capitani di ventura diventati feudatari che esercitavano allo stesso tempo l'amministrazione della giustizia e la pratica del delinquere. Ma chiamare questi professori baroni è quasi un complimento, e possiamo essere certi che quei loschi figuri del tempo che fu passato, nel vedersi messo al loro livello, non mancherebbero di risentirsi, visto che potrebbero vantare, a dispetto dei nostri, se non altro un'autorizzazione imperiale al loro modo di agire.